Sì. E ciao. Ah, non ho messo il frame rate da skippare. Allora andiamo dal nostro amico Avon. Che lentezza. Sei tu quello ritardato. Paco, sei divertente quanto un pugno nel culo, lo sai? Non siamo a Colorado, scusami. Beh, se vuoi ti passo il numero. No, grazie. Dai. Meglio Made in Sud. Rowan, stai zitto, che tanto non interessa a nessuno. Marco Tosoni ci chiede: oltre ai buoni rapporti col 17, siete anche in buoni rapporti con altri youtuber? Mad Phoenix, Lars. E ce ne stiamo dimenticando uno. Joe, esattamente. Giusto, perché Joe lo sento molto ancora. Poco e quindi me ne dimentico. Però non è che ti odio, non è vero. Poi ce n'è un altro. Non lo so, io dimentico delle mie relazioni con le altre persone. Ma insomma, il Bano. Ma è stata l'ultima volta che abbiamo avuto un contatto con quell'uomo? L'ultima volta che l'abbiamo visto non ci aveva nemmeno parlato. Sì, quando siamo andati a provare Switch. Esattamente. Oh. Cos'era un anno e mezzo fa, due? Zack Trademark ci chiede: che ne pensate dei fan manga di Dragon Ball? Ci sono quelli belli. Dragon Ball AF Multiverse sono piuttosto carini, li consiglio. E per AF intendo quello di Young Gigi, non quello di Toyotaro. Poi c'è un altro fan manga di Dragon Ball dove un ragazzo fan di Dragon Ball si risveglia nel mondo di Dragon Ball nelle vesti di Yamcha. Sì. Ed è bellissimo. Ah, intanto. Perché lui. Lui conosce la storia di Dragon Ball e quindi non fa gli stessi errori che fa Yamcha, perché sa già cosa accadrà. Sì, si chiama Yamcha. Ed è molto Gaiden, bello. Comunque. Esatto. Allora, mi sono dimenticato di aggiornarvi. Però io ho finalmente schiuso l'uovo di Riolu. Non l'ho ancora dato perché non ho avuto voglia. L'ho chiamato Virus e ho cambiato i nomi di tutti perché mi ero rotto il cazzo di Jojo. Detto proprio volgarmente, senza. Quindi abbiamo Nodole che è Flotel, se non capite la citazione fate schifo. Poi Erpuma. Starling, vabbè, lo sapete. Avon, non so perché. Sì, perché è ritardato e continua a colpirsi da solo. E poi c'è Gocco Sagliano. Ok, possiamo andare avanti. Seconda domanda sempre da Zack, che ci chiede: Pokémon peggiore di sempre? Ma nel senso di versione? No, credo proprio come Pokémon. Ce ne sono un botto di quelli che sembrano fortissimi e poi hanno fatto cagare al cazzo. Allora, il peggiore non per i meme, ma veramente per utilità, secondo me, è Bidoof. Bibarel anche. Ratata, allora a sto punto, cioè. No, perché ci sono le combo forti con Ratata. A denti stretti. Ma anche Bibarel ha delle sue cose in cui fa. Solo Avon può farle, però lui c'è riuscito. Lagging Warrus chiede: come tengo Badamirvo? Continua a fare la fusa, ma mi mordi. No, aspetta, continua a fare le fusa. Ma mi mordicchia e fa la pipì per terra, pardon. Mirvo? No. No, non si fa così. Esatto. Ok, Paul Jefferson chiede: hentai preferito? Quello dove compare tua mamma. Emergence. Non hai letto nemmeno Emergence? Sì, ma mi ha fatto schifo. Ok. Cioè, mi ha lasciato un cringe addosso che non. Madonna. Beh, triste è triste. Non è proprio cringioso, è un'altra cosa. Ok. Jin the Green Ninja, Pokédex Master e poi non so sì, cosa. Ultimate Battle XXX. Featuring Devil May Cry, Knuckles. Sì, ok. Loro, dai. Chiede: parolaccia più creativa. Ne ho lette un paio, ma non sono proprio parolacce. Sono bestemmie più che altro. Fanno ridere molte. Non perché siano bestemmie, ma proprio per l'inventiva che ci ha messo dietro. Però non possiamo dirle. Altrimenti ci chiudono il canale. Oh, Giuseppe Tringali fa una domanda molto interessante. Attenzione: video che vi rende più orgogliosi? Davvero non lo so. Forse No Your Act Bisharp. Forse quello dei bloopers. Mi è proprio piaciuto farlo. Quello l'hai fatto tu, io parlo per quelli che ho fatto io, quindi. Cioè, in realtà sono spezzoni, però mi è proprio piaciuto doverlo montare.
Però potrei anche dire il Noiorak speciale. Intendi il best of? Quello del 2016-2017, mi sembra quello dell'anno scorso. È stato proprio comunque bello sia da girare, insomma, successe di ogni solo per metterci d'accordo. Sì, davvero. Però poi mi ha lasciato proprio soddisfatto. Simone Holla chiede: alieno preferito di Ben 10? Come cacchio si chiama? Accelerate. Qual era, scusa? XLR8. Ah, ok. Perché in inglese fa il joke, no, Accelerate. Quello fatto di diamante. Non mi ricordo come si Crystal. Chiama. Crystal! Ah, no, ok. No. Non credo. Boh, non mi ricordo. Sono passati un po' troppi anni. Allora devo sconfiggere il Team Galassia perché Lucas è sotto attacco. Allora, Crazy Manu ci chiede: dov'è Pokémon Penum? Ah no, dai, vi voglio bene. Ti stavo già che picchiando. Vi aspettate... che vi aspettate al prossimo Metroid? No, devo essere sincero? Non ho mai giocato un Metroid che uso. Io non sono un grandissimo fan della saga, però spero in un ritorno trionfale che non sia un gioco alla mo' di... come si chiama, cavolo? Sì, Force, come minchia si chiama? Esatto, quel party game del party cazzo. Game. Sì, è un party game, dai. La federazione che gioca a calcio. Sì, no, però sai, tra una missione e l'altra ci sta che ci si riposino. Uè, cici, partitina. Ci vediamo al campetto, raga. Alle 6. Crow, il tizio del treno, con l'ultima domanda, chiede: viva Jojo? Ni. Nel senso che come serie è carina, il fanbase è una merda. Che poi in realtà è come ogni brand che diventa famoso in poco tempo. Parte con un fanbase, esatto, stupendo, forse perché lo si conosce in pochi, poi arrivano... cioè non prendetevela male i casual... però non sono neanche così tanto da definire. Però comunque arrivano gli anime casual, i mainstream che rovinano, perché quelli che spammano solo con Odio Dai e altre robe perché hanno visto quelle due serie in croce. Sì, esatto. Che poi fateci caso, sono i falsi conoscitori che conoscono One Piece, Dragon Ball, Naruto e loro conoscono gli anime. Esattamente. Va bene. Bene ragazzi, direi che per oggi possiamo anche concludere qui. Episodio breve, ma visto che ne è uscito un altro, è così. Più che altro perché Platino sarà abbastanza lunghetto, infatti abbiamo già raggiunto Smeraldo con il numero episodi. Sì, e siamo praticamente a metà gioco. Siamo a metà gioco, quindi probabilmente accelereremo un po' con Platino, quindi potete fare più domande, yeah! Yeah. Divertiamoci con il ritardo. Volevo dire con il divertimento, giusto? Giusto, sì, quello lì. E nulla, ci vediamo al prossimo episodio. E c'è! Cos'è che copi tu adesso? Non è vero.